Ciao da Dubai, signori. Gente a casaccio che mi chiede di partecipare alla live. Tanto che avvicino, sperando che non crolli tutto. Qua ragazzi, per tenere il telefono immobile. Ecco qua, mi pareva. Iniziamo bene. Distrutto ragazzi, tutto il pomeriggio sulla moto d'acqua, non sembrava, ma alla fine i muscoli lavorano, sono non stanco più. Boh, forse ce l'abbiamo fatta. Sto chiudendo un po' di partnership in quel di Dubai. Sei un bomber, grazie Dani. Un po' di partnership, un po' di novità. Per gli studenti, per i non studenti, nel senso che apprezzeranno e sicuramente entreranno a far parte. Abbiamo ogni giorno nuovi studenti che guadagnano, è bello ricevere feedback positivi. Non tutti saranno contenti, chiaramente, perché poi ci sono società che fanno questo di lavoro e sono chiaramente. Ci vedono come competitor, ovvero nu nuovi proprietari immobiliari ci vedono come competitor. Nuovi video, assolutamente nuovi video, quelli sempre quando c'è qualcosa da dire, quando c'è qualcosa di cui parlare. E, però anche nuove collaborazioni, nuovi vantaggi, nuove opportunità. Grande mentore, ci saranno nuove lezioni sul corso? Come dicevo, assolutamente sì. Assolutamente sì. E niente, qui a Dubai devo dire tempo fantastico, a livello di mindset aiuta tantissimo, perché se già io sono una persona molto ambiziosa, una volta che vieni qua vedi determinate cose, inizi a pianificare un po' il trasferimento, insomma, ti rendi conto di come venendo qui l'asticella si alzi, cioè se guadagni 10.000 euro al mese, vieni qua che tu dici ne voglio guadagnare 30, perché le esperienze che puoi fare qui pagando sono, cioè, c'è un'opportunità diversa rispetto all'Italia. Qui non esistono raccomandazioni, qui non esiste nulla. Quindi, insomma, Luca ti sta distruggendo. Luca oggi mi ha detto andiamo sulla moto d'acqua, e andiamo sulla moto d'acqua. Siamo andati lì. Mamma mia, ragazzi, abbiamo fatto di quei giri. Vabbè, poi pubblicherò un po' di contenuti. Allora, situazione coronavirus, ragazzi, situazione coronavirus è abbastanza ridicolo perché, ad esempio, qui a Dubai, quando siamo atterrati, abbiamo firmato un foglio dove praticamente dicevamo che anche se avessimo avuto il coronavirus, non potevamo dire agli altri di averlo, né social media, né amici, né parenti, nessuno. E quindi qua, giustamente, per non rovinare l'economia, stanno facendo così. In Italia ci sono stati un paio di giorni veramente neri, dove hanno cancellato il mondo. A me fortunatamente no, non tanto, ad altri sì. Ad oggi quello che sto vedendo, il trend, soprattutto parlando con gli studenti che hanno iniziato a guadagnare, devo dire che si stanno riprendendo, sia non cancella più nessuno, sia stanno ricevendo nuove prenotazioni. Io ripeto, ho avuto veramente pochissime cancellazioni che fortunatamente poi sono riuscito a tappare. Sto ricevendo già un po' di prenotazioni per maggio, giugno, luglio, quindi sì, Davide, la puoi vedere dopo. Quindi in realtà la situazione sta tornando nella norma, il problema è tutto il resto dell'economia italiana. E io adesso poi sono qui a Dubai, sto chiaramente valutando degli investimenti qui, soprattutto in tempi brevi perché arriva l'Expo ad ottobre, quindi qua si riempirà. Prendere adesso delle case su Airbnb, cioè prendere delle case da mettere su Airbnb qui a Dubai è un investimento sicuramente molto intelligente, ecco perché sono qui. Chiaramente per arrivare qui ce ne vuole, quindi uno dovrebbe quantomeno iniziare con degli appartamenti in Italia, istruendosi chiaramente
dovutamente, fare esperienza e poi venire qua, perché qua chiaramente è un mercato diverso, cioè qua costruiscono, mo, non mi giro perché rimettere questo setup è impossibile, c'ho il Burj Khalifa qua di fianco, dopo ve lo faccio vedere, qua costruiscono come pazzi e quindi cioè, magari oggi la tua casa è la più figa per farci Airbnb, domani non lo è più, quindi devi saper tenere il colpo molto bene e muoverti bene. A Roma dicono che posticiperanno o sposteranno le partite agli europei, tu cosa ne pensi? Ragazzi, il mondo non finisce, cioè virus, mi ricordo la mucca pazza, la febbre aviaria, che cazzo, cioè, ce le hanno avute tutte e siamo ancora qua. Al massimo la gente posticipa, cioè chi non viene oggi viene domani, quindi insomma, non è che il business smette di funzionare. Mi preoccuperei di più se facessi dropshipping o questi business che hanno a che fare con la Cina, lì mi preoccuperei di più. Io ho una casa vacanze a Trieste, non prenota più nessuno e mi hanno cancellato le prenotazioni previste per marzo. A me come a tutti qui. Come fate voi a non risentirmi? Ma tu sei un mio studente? Non penso che tu sia un mio studente perché insomma... I miei studenti, non mi ha, nessuno mi ha parlato di queste situazioni tragiche, quindi non penso tu sia un mio studente. Come facciamo a non risentirne? C'è dietro chiaramente del lavoro, cioè quando tu metti in pratica quello che io dico, segui consigli, eccetera, sicuramente se devono cancellare da qualcuno, senso, cioè, sei meno... Quando hai un appartamento o un annuncio di un certo tipo sei meno soggetto a questo genere di cose qui. Cioè, anche se ti cancellano, da qualche parte c'è qualcuno che deve venire e quindi ti prenota. Quindi anche, a me è successo che hanno cancellato, ma ho subito tappato i buchi. Giuseppe, è un segreto, è un segreto. Ti ammiro per aver lavorato per anni nel settore del turismo, lasciato questo mondo per occuparmi di Ecom. Mi hai fatto venire voglia di combinare le due cose. Sono un allievo del tuo amico Valori Luca. Bene, allora rimani connesso, Enzo Black, perché presto ci saranno un sacco di novità. Quindi mi raccomando, rimani connesso. Vediamo un po', vediamo un po'. Ti seguo su tutti i social. Grazie che mi segui su tutti i social. Chiaramente i miei studenti, ogni volta che mi fanno una domanda nel gruppo Facebook, io rispondo, ragazzi. Rispondo sempre e gli aiuto uno ad uno. Però se mi dovessi mettere ad aiutare anche quelli che non sono miei studenti, non finiamo più. Ho 18 anni e non ho molti soldi. Cosa mi consigli di fare? Beh, ragazzi, il non avere troppi soldi è una cosa che accomuna tanti dei miei studenti. Noi abbiamo introdotto da un po' di tempo all'interno del corso un'intera sezione focalizzata solo sul property management. Property management cosa significa? Che tu prendi una gestione di un appartamento non tuo in cambio di una percentuale, quindi ad investimento zero. Tu vai da signor Mario che ha un appartamento in una determinata zona che chiaramente tu reputerai profittevole e proficua dopo aver ovviamente fatto il corso, quindi tu avrai la sensibilità tale per cui puoi dire che okay, questa è una zona redditizia, va dal signor Mario e dice: signor Mario, lo sai che lei ad oggi con la casa che mette in affitto a 1000 euro, se me la desse in gestione a me con gli affitti brevi ne frutterebbe 3000? A quel punto tu inizi con investimento pari a zero e sicuramente inizi anche a guadagnare bei soldi. Questo è un ottimo modo, chiaramente, per iniziare con pochi danari e una cosa però indispensabile è il corso, chiaramente. Confermo, rispondi anche alle 3 di notte, sei un grande. Grazie mille, sono molto stanco, ragazzi. Vi chiedo scusa per la poca lucidità, ma sono giornate abbastanza pesanti. Non sono qui in vacanza, purtroppo. Assistenza ottima, ma spesso non serve perché nel corso c'è tutto. Grazie mille. Fai paura. Pollice all'insù. Ti scrivo in privato perché non sono tuo studente, ok? Spero tu mi risponda. Io posso darti un consiglio, però non sarebbe corretto nei confronti di tutti quelli che comprano il corso, aiutare delle persone che non hanno, non lo hanno acquistato, perché ci sono tantissimi studenti che sono già host e lo comprano per migliorare il posizionamento, per fare più soldi, perché vogliono ampliare il business, eccetera, eccetera. Non sarebbe molto corretto. Vediamo un po' di commenti precedenti. Ciao Ludovico, sai dirmi quando aumenterà il prezzo del corso? A brevissimo, meno di un mese. Questa scelta, tra virgolette, è stata fatta per due motivi. La prima è che il corso ha un valore assurdo, cioè persone che dopo
due, tre, quattro settimane iniziano già a guadagnare migliaia di euro, ti fanno capire le potenzialità di questo business. L'altra cosa che poi in realtà è strettamente correlata è chiaramente anche il fatto che tanti studenti ci dicono alla mastermind che abbiamo fatto da Cracco, abbiamo portato gli studenti e ci hanno detto: ragazzi, c'è troppo contenuto, il prezzo è troppo basso, secondo me dovreste alzarlo, per dirlo uno studente che lo ha pagato quella cifra. Insomma, questo vi fa capire. E poi in realtà c'è anche un altro motivo, che i pochi ma buoni, no? Ad esempio faccio Rolex. Io adesso sto cercando un Rolex, un modello pregiatissimo, introvabile, questo orologio da circa 30.000 euro, un orologio per tutti, voi direte. Quanti ci sono che si comprano oggi a 30.000 euro? Ebbene, è introvabile. E cosa mi hanno detto tutti i concessionari Rolex dove sono andato? Mi hanno detto: Rolex sta facendo pochissimi orologi, ne producono pochissimi, di conseguenza sono anche pochi quelli che trovi nei negozi. E la nostra, noi vogliamo essere la Rolex dei corsi e la Rolex dei corsi immobiliari, cioè pochi studenti ma buoni, per focalizzarci al meglio su di loro, per farli crescere, per farli migliorare, perché a me avere 100 studenti che guadagnano 100 euro non mi interessa, preferisco avere 10 studenti che fanno 50.000 euro all'anno. Beh, all'anno no. Che fanno 10.000 euro al mese, dai, calibriamo meglio le eventuali retribuzioni. Perché? Perché è una soddisfazione personale migliore, perché un domani io posso collaborare con queste persone e perché mi fanno una pubblicità migliore. Quindi alzando il prezzo, chiaramente tanta gente che non ha i soldi o non è veramente motivata ad entrare in questo business, alzando il prezzo non entra, e chi entra però invece è seriamente intenzionato a fare questo business, è seriamente spronato, è pronto a spendere più soldi e di conseguenza, io mi immagino, sarà uno studente di qualità più alta. Ludovico, se non riesco a trovare appartamenti nella città dove sono, consigli di aspettare o spostarmi in altre città? Consiglio di spostarti in altre città, tanto noi ti insegniamo ad automatizzare al 100% il tutto, quindi volendo tu puoi prenderti un appartamento anche dall'altro capo del mondo, lo automatizzi. Io stesso stavo valutando un appartamento a Miami, bellissimo. Problema da comprare, in questo caso volevo fare questo investimento. Il problema è che a Miami ci sono delle zone dove non puoi fare Airbnb e quindi niente. Però potenzialmente io, se la cosa avesse avuto un grado di fattibilità più alto, avrei avuto un appartamento a Miami. Quando uscirà il tuo libro? Molto presto uscirà il mio libro con una grandissima casa editrice, lo troverete ovunque. A che età hai iniziato con Airbnb? Ma io ho iniziato presto con tutto, ragazzi. Ho iniziato a 18 anni a fare l'imprenditore. Nel settore immobiliare penso di essere entrato che ne avevo 20. Non è una questione di età, è tutta questione di testa. Noi abbiamo uno che nel gruppo penso abbia l'età di mio nonno. Quanti anni avrà Silvio, quello lì? Sui 60. Una sessantina d'anni, e questo ogni mese spara dashboard da 2000 euro circa. Si spara, con un appartamento così si spara 2000 euro ogni mese, cioè 60 anni. I miei studenti lo conosceranno, il mitico Silvio, che io dico vorrei che fosse mio nonno, perché con le cifre che guadagna, ragazzi, mi farebbe dei bei regali. 50.000 euro l'anno mi andavano già bene. Dipende, capisci? Dipende, c'è gente che non si accontenta, però. È brutto dire, però sì, dici, io 50.000 euro all'anno sono felice, io 50.000 euro li voglio fare al mese, ragazzi. Io vorrei acquistarlo. L'unico problema è che nelle quattro lezioni di presentazione non hai detto nulla che già non sapessi. Beh, sono quattro lezioni di presentazione, chiaramente. Ci sono altre 24 ore di corso che, insomma, sono sicuramente molto utili. Poi, se pensi che sia difficile guadagnare più di così, possiamo fare magari una consulenza dove io analizzo il tuo annuncio e vediamo se ci sono diciamo, se c'è spazio per un'eventuale miglioria, per migliorarsi. Dopo, ragazzi, prima che finisce la live, faccio vedere il Burj Khalifa qua di fianco, tutto illuminato. Qua sembra è un mix tra Las Vegas, perché siamo comunque in mezzo al deserto e ci sono un sacco di luci. Miami, perché è pieno di palme, c'è il mare, il meteo è molto piacevole e caldo. E poi chiaramente se vai stare anche un po' in Egitto, perché parlano tutti l'arabo. Come funzionano le consulenze? Allora, i miei studenti che acquistano il pacchetto Gold o il pacchetto Platinum hanno automaticamente un numero di consulenze che loro possono spendere per qualsiasi
esigenza che loro abbiano. Altrimenti capita spesso che ci siano dei proprietari che hanno delle domande, insomma, delle perplessità, ok, e acquistano delle consulenze separate a parte. Chiaramente prima di fare la consulenza si espone il problema in maniera tale che, se ad esempio mi chiedi una ricerca di mercato su Avellino, io me la preparo prima e ti posso portare dei risultati. Questa idea di business l'hai appresa da altri o te la sei creata tu? Me la sono creata io, me la sono creata io, assolutamente non esiste nulla di simile in Italia e in Europa. L'unica persona che fa un corso simile, l'ho scoperto dopo grazie ad uno studente tra l'altro, è in America. È in America, chiaramente lo fa in inglese. Comunque abbiamo confrontato tra virgolette i corsi grazie a questo studente, il concetto di base è simile, ma poi è molto diverso dal mio corso, ma anche perché il mercato americano, il mindset americano, è molto diverso da quello italiano. E mi è nata questa chicca, perché per anni ho fatto consulenza per un SPA molto grande che fattura milioni e milioni di euro col subaffitto, però lo fa a studenti e giovani lavoratori, quindi non a breve termine. E niente, mi è venuta in mente l'idea di traslare questo subaffitto, cioè praticamente questa società ha più di 900 stanze solo su Milano, senza possedere neanche una casa, cioè tutte col subaffitto. L'ho detto, caspita, ma perché non facciamo la stessa cosa con Airbnb, che è più redditizio, è più dinamico, è meno statico, una roba che mi gasava anche di più. E niente, così è nata l'idea. Ho provato prima chiaramente sulla mia pelle e in seconda battuta ho provato creando il corso. Il corso è stato dato in beta testing a delle persone. Queste persone hanno ottenuto già dei risultati, mi hanno dato feedback positivo e poi è arrivato per il grande pubblico e oggi il tutto mi dà ragione, perché abbiamo più di 350 studenti. Molti di questi sono profittevoli, nessuno ad oggi ha espresso, diciamo, feedback negativi, e quelle poche volte che mi è stato detto magari Ludovico, ma questa cosa non l'ho capita bene, non mi è stata chiara, io cosa ho fatto? Ho preso la lezione e l'ho riregistrata cercando di essere ancora più chiaro. Quindi veramente sono contento dei risultati, ma soprattutto vedere messaggi di gente che mi diceva grazie a te finalmente ho potuto lasciare il lavoro, finalmente una boccata d'ossigeno, finalmente posso permettermi quello, è molto bello. Vediamo un po'. A Dubai farai con subaffitto o compri? Cosa consigli anche in Italia? Allora, a Dubai non compro. Semplicemente perché qua, come dicevo prima, costruiscono come i pazzi e quindi un giorno questa torre è la più figa, domani diventa la più cessa perché ne hanno costruite altre 50 più belle, quindi comprare qua è assolutamente follia, solo subaffitto. Per quanto riguarda invece l'Italia, dipende da quello che volete fare voi. Se voi volete avere un immobile un domani da lasciare a vostro figlio o sapete che non vi volete scollare da lì, compratelo. Nel corso tratto questo tema qui. Il ragionamento da fare è un altro. Questa casa costa 300.000 euro comprarla. Con 300.000 euro quanti subaffitti mi prendo? Mi prendo, non so, 50 subaffitti, 60 subaffitti. Se anche solo quei 60 subaffitti fanno 1.000 euro cada uno, sono 60.000 euro al mese, ragazzi. Capite che magari traslare l'acquisto di qualche anno ti permette poi di prendere una casa da 3 milioni di euro, perché quei soldi che fai con tutti quei subaffitti, cioè, esplodi. Conosci My Purple Life? No? Ho tempo 10-15 giorni per prendere il corso prima dell'aumento del prezzo. Se il mio Rolex segna la data corretta, oggi è il 2? Oggi è due. Sì, perché non ho modificato l'orario, eccetera. Vabbè, nella data, comunque, sì, 10-15 giorni ce li hai, non più di 20 giorni. Altri stati europei è possibile fare il subaffitto? Ad esempio, in Svizzera è possibile, in alcune parti della Spagna è possibile, in Inghilterra mi pare proprio sia possibile, perché abbiamo degli studenti da quei luoghi là e insomma ci hanno dato feedback positivi. Secondo te, come posso trovare una persona per le pulizie? Persona per le pulizie la puoi trovare. Innanzi, ho aggiunto una lezione qualche giorno fa a riguardo. Forse non l'hai vista o non sei un mio studente, non lo so. La donna delle pulizie la puoi trovare, o l'uomo, insomma, l'addetto alle pulizie,
lo puoi trovare principalmente o chiedendo ad esempio al portinaio del palazzo, quindi magari già conosci una persona che va lì abitualmente nel medesimo palazzo, o attraverso i siti di annunci, oppure se avete una persona che conoscete che è una mamma, quindi che è nei vari gruppi WhatsApp delle mamme, dell'asilo, della materna, delle elementari, delle medie, vi fate scrivere a quella mamma lì, io l'ho fatto un paio di volte, vi escono 30 contatti nell'arco di 10 minuti. Posso chiederti se c'è un libro che ti ha cambiato? No, io non leggo, non sono un amante del leggere libri. Non chiedetemi il perché, però sono pochi libri che ho letto, sono la biografia di Berlusconi, la biografia di Steve Jobs. Se Steve Jobs fosse nato a Napoli, è sempre qualcosa comunque riguardo Steve Jobs. Cioè, io e Steve Jobs sono proprio collegati, sono lo Steve Jobs dei poveri io. Però no, non leggo grandi libri. Il libro che ti cambierà la vita sarà quello mio che uscirà prossimamente. Un vicino di appartamento potrebbe pulire. Chiunque potrebbe pulire, ragazzi, anche voi potete mettervi a pulire. È una questione di, innanzitutto, se dovete pulire voi, è una questione di priorità. Cioè, se la vostra priorità nella vita, è fare soldi, penso che perdere tempo nel pulire è appunto una perdita di tempo. Se il vicino di appartamento è in grado di pulire bene, perché comunque deve essere in grado di pulire bene, io se mi mettessi a pulire, per dire, non saprei pulire bene. Detto ciò, insomma, se la persona è affidabile, seria, puntuale e sa pulire, perché no? Sei più forte di Steve Jobs. Non bestemmiamo, dai, per favore. No, scherzi a parte, una persona di grandissima ispirazione ai tempi. Adesso di ispirazionale, secondo me, ci sono io, c'è cioè Luca Valori, c'è cioè Luca De Stefani, in arte Big Luca, c'è il buon Francesco Crema, il mio socio, che è sempre dietro le quinte, ma è sempre onnipresente. Come si sta a Dubai? Bene, bene, assolutamente, si sta benissimo, non a caso, insomma, mi trasferirò qui a breve. Chi acquista il corso a rate trova anche le lezioni aggiuntive. Ragazzi, chi acquista il corso a rate acquista lo stesso identico corso. Troverete gli stessi contenuti, sono sempre disponibili per tutti. Non faccio i giochetti a rate, non hai la lezione, paga per avere quella lezione. Cioè, tutto quello di cui avete bisogno per fare questo business, farlo in maniera seria, farlo in maniera successful, farlo in maniera redditizia, lo trovate all'interno del corso. Sia che acquistate il silver, il gold, il platinum a rate, non a rate. È tutto lì, non faccio i giochetti dove poi vi devo fare l'upsell per, non mi interessa. Grande, acquisterò il corso tra pochissimo. Grande. E quanto sale il prezzo del corso? Diciamo che ad oggi, soprattutto per la questione che dicevo di dedicare il giusto tempo ad ogni studente, alzeremo principalmente quelli con le consulenze. Perché ci sono tante consulenze da fare, voglio dedicare il giusto tempo a cada una, quindi il pacchetto senza consulenze salirà di comunque una cifra, rimarrà una cifra ragguardevole, i pacchetti con le consulenze saliranno di più. Ci tengo comunque, ragazzi, a salutare il mio carissimo amico, persona che stimo tantissimo, grandissimo businessman nel campo del dropshipping, Mario Selva, che ho visto è qui in diretta tra di noi, e presto verrà a vivere anche lui a Dubai. Ti stimo, grazie mille. Quanto costa il corso se posso chiedere? Ad oggi il corso è a partire da 497 euro oppure da 177 euro se lo acquisti a rate. Ragazzi, il corso merita troppo davvero, grazie mille. Il coronavirus ha influenzato i tuoi guadagni? Abbiamo già risposto, ma adesso ti faccio una piccola aggiunta. Grande Ludo, ha iniziato ieri il corso, una bomba. Grazie mille, Maurizio. Sì, confermo anch'io, non vedo l'ora di continuare con le lezioni, sono al 31%. Grazie che confermi che il corso è una figata. Coronavirus ha influenzato i tuoi guadagni? Fortunatamente poco, perché chi ha cancellato sono riuscito bene o male a tappare i buchi. Poi, chiaro, avendo tanti appartamenti, adesso tra l'altro mi sono dovuto aprire svariati account, avendo tanti appartamenti. È anche difficile stare dietro a tutto, però bene o male ho subito un danno, diciamo, quantificabile nel 15% delle prenotazioni, ma insomma,
fortunatamente facendo tanti guadagni non pesa tanto. Quanto guadagna il tuo studente migliore? Allora, io non costringo i miei studenti a parlare, cioè tanti studenti non mettono i loro screenshot dei guadagni all'interno del gruppo, chi perché ha paura della finanza, chi perché non vuole fare lo sborone, chi perché non gli piace. Ti posso dire che forse il mio studente che ha più appartamenti ne ha tre, all'incirca siamo sui, da quel che so io, un mese fa mi ha mandato uno screenshot, saremo sui 6.000 euro all'incirca con tre appartamenti molto basilari. Ma poi ci sono sempre aggiornamenti, è fantastico, grazie mille. Mario Selva, ti voglio bene, anche io Mario Selva mi hai cambiato la vita con i tuoi discorsi. Cioè, Mario Selva, ragazzi, quando l'ho conosciuto, lui già faceva dropshipping, soldi a palate e tutto quanto. E diceva, guarda questo ragazzo, comunque quanto è bravo. E mi ha spronato anche lui diciamo, a spiegare agli altri, perché lui è un grande mentore di dropshipping, di e-commerce, eccetera. Un po' come il buon Luca Valori, due persone che stimo molto, e ha detto: Caspita, ma perché non costruisco anch'io la stessa cosa nell'Airbnb? Ed oggi i risultati si vedono. Ho visto le nuove lezioni oggi, lavori anche da Dubai. Ragazzi, sono venuto qua principalmente a lavorare. Comunque, Ludovico, ti consiglio di leggere il libro Padre ricco e padre povero, è molto collegato al tuo business e al mindset che devi avere. Tutto incentrato sulle grandi rendite attive. Quello è l'unico libro, ecco, mi ero dimenticato, che ho letto relativo al business, che mi ha regalato mia mamma quando io avevo 17 anni o 18. Mi ricordo, dovevo partire per il Giappone da solo e mia mamma mi disse, cioè, immaginatevi già a 17-18 anni, mia mamma aveva capito che ero un malato per i soldi e avrei conquistato il mondo. Comunque, grazie mille per il suggerimento. Perché Dubai? Perché Dubai ha una tassazione molto favorevole, perché Dubai ha un clima ottimo, perché Dubai puoi girare con Rolex da 50.000 euro, da 100.000, da 1 milione di euro, nessuno ti rompe i maroni, non devi aver paura di girare con orologi costosi, perché è l'epicentro del business in questo momento nel mondo, fai delle connessioni, qui fa del networking e delle opportunità di guadagno e di partnership impossibili da generare altrove. E per me la qualità della vita è fondamentale, cioè a me non interessa nulla fare 10 milioni di euro l'anno a Milano dove devi aver paura a indossare un orologio costoso, un Rolex, cioè non è vita quella per me. Ed ecco perché io voglio vivere qua, poi io sono un amante di Miami. E qua il clima è come Miami, cioè sono mille le possibilità. Magari farò un video del perché Dubai. Perché Dubai secondo Ludovico Cianchetta Vasquez. Fra, segniamocela questa, perché Dubai secondo Ludovico Cianchetta Vasquez. Ci vediamo a Dubai molto presto, ti aspetto. Dopo il top con B&B farai altre tipologie di corsi? Sì. Siccome non è che guadagno solo da questo business, però questo è il business principale, ad oggi questo è il corso. Però presto ci saranno novità con altri business per diversificare. Consiglio sempre di iniziare con Airbnb, automatizzare, guadagnare e poi diversificare le proprie entrate. Perché mi è venuto in mente di fare altri corsi? Perché vabbè, già guadagno anche con altri business, ma degli studenti mi hanno detto: Ok, io adesso guadagno tutti questi soldi, fino a 2 mesi fa non li guadagnavo. Come faccio a non sputtanarmeli incazzati? Ho detto: Reinvestito in altri business. Ecco perché mi è venuto in mente. Quanti anni hai? 24. Quante case servono per iniziare a fatturare almeno 3.000 euro al mese? Non è quante case, ma è che tipologia di casa. Chiaramente un monolocale in periferia genera un reddito diverso da un bilocale, trilocale in centro città. O un bilocale a Capri fattura una cifra diversa da un trilocale a Modena. Entrambi ottime mete, entrambi ottimi business, chiaramente. Un mercato di Capri è diverso dal mercato di Modena. Quanti appartamenti hai te? Ne ho svariati, non voglio più parlare di determinate cose perché è rischioso, ne parlerò dopo che mi sarò trasferito ufficialmente qui a Dubai. Siamo nell'ordine della decina, e rispondendo per la domanda sotto, quante case hai in subaffitto? Ho un mix di, sempre nell'ottica della diversificazione, ho un mix di
case in subaffitto e case in property management. Budget per iniziare, serio senza filtri. Se inizi col property management, zero. Se inizi con il subaffitto, dipende da dove vivi. Nel peggiore dei casi, ma proprio parlo di Milano, voglio iniziare a Milano, voglio un appartamento a Milano, non in periferia, 3.000 euro. Cosa ne pensi di Sanremo come zona? Sanremo allora è una località comunque piacevole 365 giorni l'anno, quindi dove puoi fare degli ottimi guadagni tutto l'anno. Dopodiché, proprio come dico nel mio corso, ci sono le zone hot, scusate, le date calde, Festival di Sanremo. Sentivo quest'anno che la Rai, ha dovuto, sia perché era tutto pieno, sia perché i prezzi erano alle stelle, tipo ha dovuto per tutti i vari tecnici del suono, tecnici, insomma, quelli che lavoravano lì, chiaramente non i VIP, hanno dovuto prendere case fuori perché era tutto pieno e soprattutto a dei prezzi astronomici. Quindi, insomma, c'è tanta domanda. A Sanremo poi l'estate si riempie, insomma, c'è un grande mercato. Si può fare a Roma, vero? Ho il corso, ma non ho ancora visto tutto. A Roma, ragazzi, cosa stiamo parlando? Roma penso che abbia un mercato ancora più grande rispetto a Milano. Roma è una macchina da soldi. Ho uno studente che ha preso un appartamento, ragazzi, fuori di testa. Fuori di testa. Un ex Airbnb Plus che la proprietaria ha dato via perché non aveva chi glielo gestiva più. E se lo sta prendendo lui. Io quando ho visto quell'appartamento ho detto: ma è vero, è vera questa casa? Ho detto: è una truffa. Poi è andato a vederlo dal vivo ed era vero. Cos'è property management? Property management è gestire proprietà altrui in cambio di una percentuale. Quindi io prendo la casa del signor Francesco a 0 euro di investimento, guadagno in percentuale. Quindi la casa del signor Francesco genera 5.000 euro, io prendo il 30, 40, 50, insomma, poi quello lo spieghiamo nel corso, su quello che io genero con un appartamento in property management, che quindi ho portato a casa a costo zero. È difficile riuscire a contattare le agenzie immobiliari per il nostro fine? Assolutamente no. All'interno del corso ci sono delle vere e proprie tecniche di persuasione. Io ho studiato neuromarketing, ho studiato psicologia del consumatore all'università e ci sono delle vere e proprie tecniche, gli studenti che sono qui potranno confermare, che agevolano tantissimo il lavoro e il raggiungimento dell'obiettivo che è acquisire un appartamento. Anzi, spiego anche come fare delle partnership con le agenzie immobiliari e alcuni dei miei studenti migliori le hanno già chiuse. Quindi funziona. Io vivo tra Pisa e Firenze, sono ottimi mercati, non ti rispondo neanche, la domanda è ovvia, sono mercati pazzeschi. C'è una studentessa bravissima che ha preso due case su Pisa, è un mercato pazzesco. Se abito a Genova, penso alle zone per fare Airbnb, posso guardare tutta Italia, isole comprese senza problemi? Sì, ma Genova in realtà poi c'è anche un mini case study su Genova, è anche lì un ottimo mercato, soprattutto se sei poi in zona universitaria, centro storico, o in prossimità magari dello stadio, insomma, sono zone che hanno il loro perché. Cosa si impara nel tuo corso? Tutto, cioè tu non sai neanche che cos'è un Airbnb, tu finisci il mio corso, lo potranno confermare i miei studenti, commentate qua in basso, tu impari ad essere il cazzo di re degli Airbnb, cioè esci di lì che non solo la tua mente saprà qualsiasi cosa sull'Airbnb, ma esci proprio con un mindset diverso, cioè tu magari entri dicendo voglio guadagnare 1.000 euro al mese in più. Ed esci di lì che dici, oh, ma io voglio 10.000 euro nell'arco dei prossimi 3 mesi. Cioè, è proprio una questione mentale, perché poi io i miei studenti li porto da Cracco, adesso sto organizzando dei contest strafighi, roba in jet privato, roba da fuori di testa per i miei studenti. E quindi tu inizi con un obiettivo, ma finisci il corso con un obiettivo che è 10 volte più grande rispetto a quello iniziale. Roma è stata la città più visitata in Italia nel 2019, ecco, vedete. Ciao, buonasera, buonasera anche a te Marco. La pratica del subaffitto può sembrare una cosa semplice, ma in realtà non è così. Non sei un mio studente se parli così, evidentemente. Devi dare soldi in anticipo per il subaffitto, ma qualsiasi affitto devi dare soldi in anticipo. Però, come dicevo prima, nel peggiore dei casi, cioè con la caparra esosa che ti possono chiedere, con 3.000 euro te la cavi. Buonasera. Bergamo, ottimo mercato, soprattutto in prossimità dell'aeroporto di Orio al Serio, ma anche Bergamo Città Alta è un ottimo mercato. Da quanti anni si può? C'è uno studente che ha 16-17 anni,
I contratti li puoi firmare, l'importante è che i tuoi genitori siano d'accordo, perché il contratto, se i tuoi genitori non sono d'accordo, è annullabile. Tutto qua. Volere e potere, ricordatelo. Io sono di Brescia, è una domanda? Se non lo sai tu, se sei di Brescia o no. Si può chiudere un affare B&B senza mai vedere di persona il proprietario o è improponibile? Parlo di project management. Project management, se intendi il property management, allora prendere un appartamento senza vedere il proprietario col subaffitto, sì, property management senza vederlo di persona, magari trovi anche chi lo fa, ma cazzo, investi 50 euro, prendi un treno e vallo a vedere di persona. Subaffitto non vedo problemi, nel corso c'è tutto e anche i contratti già fatti, ho visto, esatto, non solo avrete i contratti già fatti redatti da un avvocato professionista, ma avrete tutte le tecniche di persuasione, avrete case study, avrete presentazioni dalle quali prendere ispirazione per creare la vostra presentazione da portare alle agenzie immobiliari e tutto sarà molto più semplice. Hai anche dei template dei contratti nel corso? Assolutamente sì, come dicevo, sono tutti redatti da un avvocato professionista che tra l'altro opera tra Italia e Svizzera, di conseguenza, insomma, la qualità, come potrete immaginare, è molto molto alta. Pisa Spiona, Duomo Torre. Allora, Torre di Pisa sì, Duomo sì, Spiona non so cos'è. Perché vuoi esportare le tue informazioni agli altri? Perché non tieni la tua ricchezza per te? Beh, ho fatto un video su YouTube a riguardo. Vedo che sei lo stesso che dice che il subaffitto è impossibile. Non so se sei di qualche agenzia. Perché dovete sapere, come dicevo all'inizio, che questo corso è molto scomodo per tutti quelli che fanno property management. Perché? Perché prima c'erano tre che facevano questo business, adesso col mio corso chiunque può diventare un imprenditore di successo in questo mercato. Detto ciò, ho già spiegato in un video il perché, perché in realtà a me uno che si apre un Airbnb a Roma, a Catania, a Firenze, a Pisa, non mi fa concorrenza. Anche uno che se lo apre a Milano difficilmente mi farà concorrenza perché ci sono tantissime nicchie di mercato in Airbnb. C'è l'Airbnb con 2 posti letto, c'è l'Airbnb con 6 posti letto, c'è l'Airbnb di lusso, c'è l'Airbnb basico, c'è l'Airbnb in periferia, c'è l'Airbnb in pieno centro, c'è l'Airbnb di design, c'è l'Airbnb arredato IKEA, c'è l'Airbnb al piano alto, c'è l'Airbnb al piano basso. A me, uno che si apre un Airbnb in periferia, uno che si apre un Airbnb con 10 posti letto, non mi cambia nulla perché uno che voleva prenotare una casa per 10 posti letto, la mia casa non l'avrebbe neanche guardata. Premesso che nutro profonda stima per te, grazie mille. Del virus, cosa mi sai dire? Mamma mia, ragazzi, vi ho già risposto. Guardatevi poi la diretta perché no, non voglio parlare per tre quarti di video di coronavirus. Comunque, non ti preoccupare. La situazione, insomma, il peggio è già passato. Mi hai convinto, spero di riuscire a guadagnare ottime cifre a soli 17 anni. È tutto nella tua testa, potrei averne anche 50, ma se non hai il mindset corretto, ed è un tema ampiamente, come dire, toccato all'interno del corso, è tutto nella tua testa. Ci sono anche cinquantenni che sono dei falliti e non hanno un lavoro, quindi non è questione di età. In quanto tempo senza troppa fretta si finisce il corso? Il corso dura circa 24 ore, quindi valuta te, in base a fatti ci dedico 2 ore al giorno, sono 12 giorni, ci dedico 1 ora al giorno, sono 24 giorni. Brescia è un buon mercato, sono stato a Brescia l'altro giorno proprio perché stavo cercando quell'orologio lì e per curiosità ho guardato, è un buon mercato, soprattutto poi la domenica quando sono le partite del Brescia Calcio, però vista la vicinanza con delle città magari più interessanti, potresti anche, questo non significa che non puoi farlo a Brescia, però potresti anche valutare la possibilità di prendere un po' più fuori rispetto a Brescia, automatizzando. Ha senso un bilocale a Milano a 1250 al mese può fruttare? Andrea, dipende. Dipende da che bilocale è. Io ho dei bilocali in centro, per i quali pago anche più affitto di quello che mi hai menzionato qui, e questi bilocali fanno 4-5K al mese. Capisci? Dipende tutto da che bilocale è. Nel corso io ti spiego a capire se un bilocale è ok o un bilocale non è ok. In Sicilia, provincia di Siracusa, zona marittima, Marza Memi. Siracusa ti direi di sì, ma Marza Memi non lo so, va fatta una ricerca di mercato e io ti spiego come farlo all'interno del corso. Però ragazzi, non dovete entrare, secondo me, con l'idea di lo faccio qui perché mi è comodo. Dovete entrare con l'idea di lo faccio perché voglio fare un sacco di soldi. Di conseguenza esci un po' dalla zona di comfort dove dici ok, se per far soldi devo prendere un Airbnb che è a 25 minuti da me, lo faccio perché faccio i soldi.
Poi io vi insegno anche ad automatizzare tutto, di conseguenza insomma, non dovrebbe essere un problema prendere un appartamento al di fuori della propria città. Nel corso è spiegato anche come trovare l'appartamento giusto, ovviamente ragazzi, è il fulcro del corso, penso che sono svariate ore di corso, sono proprio a spiegare come trovare l'appartamento giusto, sono case study, ricerche di mercato, di tutto e di più. Si può acquistare il corso in due. Se acquistate il Gold potete entrare in due, se acquistate il Platinum potete entrare fino a tre, se acquistate il Silver solo una persona e se acquistate il Silver e entrate in più di una persona venite bloccati e perdete tutti i soldi. L'abbiamo già fatto, non è un problema farlo. Denunciateci, tanto è scritto tutto nei termini e condizioni e nell'illegalità ci siete voi. Quanto influisce la stagionalità in questo business? Beh, se mi dici prendo un appartamento, non lo so, a Cervia Marittima. Ecco, la stagionalità forse un po' influisce. Se prendi un appartamento anche a Cortina d'Ampezzo, per dire, che è una località sciistica, la stagionalità lì non influisce. È un tema comunque ampiamente trattato all'interno del corso completo. Ho preso il Silver e sono molto soddisfatto. Si può fare un upgrade al Platinum? Assolutamente sì, potete fare un upgrade al Gold al Platinum o se siete Gold al Platinum solamente. Che ne dici di Amazon Self Publishing? È un grandissimo bel business che io stesso faccio. A tal proposito, siccome io l'ho fatto e chiaramente l'ho fatto acquistando dei corsi di alcune persone, e questi corsi non erano per niente fatti bene a mio parere, benché costino un sacco, hanno pagato 1.900, quello di Sì, Alessandro, e quello di quegli altri due, 800. 800, insomma, ho speso 2.000 euro alla fine della fiera praticamente in corsi. E non ho trovato molte informazioni, però adesso faccio anche self-publishing, lo faccio in maniera molto redditizia e presto ci saranno novità perché sto collaborando con uno dei top publisher italiani che fanno decine di migliaia di euro, che fa decine di migliaia di euro ogni mese. Ho fatto delle consulenze con lui per migliorare i miei libri e siccome questa persona è molto molto brava e la sto aiutando alla creazione di un corso sul self-publishing, quindi vi ho dato una grandissima novità. Ne parlerò più avanti, quindi se sei in procinto di acquistare un corso, aspetta perché faresti un pessimo affare, perché a breve esce il corso del numero uno in Italia in questo business. Ciao, qual è la marginalità di profitto sui fatturati? Vabbè, io quando dico ragazzi ho fatto X, generalmente parlo della cifra che mi è rimasta in mano. Di media, se tu come dire, paghi un affitto di 1, guadagni il doppio di quello che hai pagato di cui hai pagato l'affitto, perché di media quello che insegno io è nei primi 10 giorni ti ripaghi l'affitto, quindi appartamento da 1.000 euro, fai 1.000 euro nei primi 10 giorni, i restanti 20 giorni sarebbero un profitto di 2.000 euro. Il tuo primo appartamento B&B quant'era distante da te? 30 25 minuti di auto, con i mezzi di più. Tra l'altro, zona pessima perché era una zona a traffico limitato, quindi puoi immaginare come ci si arrivava lì. Quanti soldi ci vogliono per iniziare più o meno? Puoi iniziare a zero con il property management, puoi iniziare con un investimento anche nell'ordine di poco, tipo 2.000 euro, anche meno. Io posso partire col corso a fine marzo, non vedo l'ora. Ok. O ciò che a fine marzo il prezzo sarà aumentato e poi riceverete delle mail però. Città come Riccione, Rimini e Cattolica possono fruttare anche in inverno? Sì, ho un grandissimo studente che saluto, Kevin, non so se sei in diretta, abbiamo fatto un po' di consulenze, lui è sgamatissimo, bravissimo, e opererà proprio in quelle zone lì, abbiamo visto che c'è un mercato e a tal proposito poi mi ha dato l'ispirazione per fare una lezione che ho aggiunto a breve del property management. Abbiamo fatto dei calcoli che ad esempio lui tranquillamente può farsi anche 30-40 mila euro solo lavorando d'estate in property management, quindi investimento zero, gestendo un po' di proprietà, sta facendo una presentazione da presentare alle agenzie immobiliari per quelle zone lì e abbiamo calcolato che lui praticamente può lavorare anche solo d'estate e continuare a vivere d'inverno della rendita di quello che ha fatto d'estate. È un grandissimo mercato. Buonasera, buonasera Davide. Vittorio? Chi è Vittorio? Non lo so. Acquistando il corso in seguito potrebbe essere possibile avere qualche volta un contatto consulto con te. Se acquisti il corso Gold o Platinum hai le consulenze. Dopodiché io sono sempre disponibile attraverso il gruppo Facebook a rispondere ai miei utenti lo sanno. Poi
Potete scriverlo qua in basso, io rispondo a tutti. C'è una domanda. Ok. Volevo farti una domanda che già ti feci tempo fa, ma se andò alla linea non riuscii ad ascoltarti. Volevo dirti, abito in un paesino del sud e qua viene gente solo d'estate. E potrei sfruttare questo metodo solo di estate, appunto. Va bene lo stesso, come mi consigli di muovermi? Beh, fai property management, lo fai solo d'estate. Quell'estate, se lo fai per tanti appartamenti, come abbiamo ad esempio fatto con Kevin, Kevin non vuole operare d'inverno in quella zona lì, benché secondo me possa essere un minimo redditizia. Fai incetta, fai magari anche 20-30 mila euro solo d'estate, e poi tanti saluti, d'inverno vivi di rendita o investi in altre città. Allora aspetto il tuo webinar anche sul self-publishing. Sì, Federico, vedrai, sarà una cosa fuori di testa, soprattutto perché questa persona qua guadagna delle cifre fuori di testa, e sono rimasto sbiancato quando l'ho vista. Non a caso ho iniziato anche self-publishing per diversificare. Il corso è improntato anche all'estero, solo in Italia abbiamo tantissimi studenti dall'estero. Chiaramente bisogna applicare il tutto quello che io insegno poi sulla relativa zona. Abbiamo studenti dalla Svizzera, Inghilterra, Spagna, Croazia, Canada, e adesso c'era un paese che adesso non mi viene, comunque dell'est Europa, una studentessa ha comprato un po' di tempo fa, è Universal, cioè non hai limiti che dici l'algoritmo di Airbnb funziona in maniera diversa, l'ospitalità funziona in maniera diversa, l'automatizzazione è diversa. Perché non fai una lezione stile questo esempio di Kevin? Mi interessa molto. Scrivimi da qualche parte in privato così me lo ricordi e cercherò di farlo. Ciao Luis. Per fare cassa farei drop. Qualche consiglio? Puoi fare cassa anche con questo fantastico business. Se proprio devi fare drop e vuoi un corso immediatamente, corso di Luca Valori o consulenza di Mario Selva. Mamma mia ragazzi, che giornata. Qua è mezzanotte a Dubai, e tra fuso orario e moto d'acqua, appuntamenti e cavoli vari, sono distrutto. Dopo vi carico le foto della moto d'acqua, costosa ma grandissima figata. Quanto serve per iniziare secondo te, compreso il costo dei tuoi pacchetti? Escludiamo il costo perché i pacchetti ce ne sono vari, di vari prezzi. Una volta comprato il corso puoi iniziare a zero, col property management, scusami se lo dico così ma sarà tipo la decima volta che lo dico, o con un investimento minimo 1-2000 euro col subaffitto. Non gli studenti. Posso adottare le tecniche anche a Londra? Assolutamente sì, non ci sono particolari limitazioni, ma attenzione perché adesso mi ha fatto scaturire una scintilla. Londra mi sembra, verifica, che in una determinata area, tipo nell'area metropolitana, farlo in forma non imprenditoriale non è possibile. Appena fuori dalla zona metropolitana mi pare si possa fare, ma si parla di non... Cristiano Negro, ti chiedo di riformulare la domanda perché non capisco. Mario Selva, sì, Mario Selva è molto molto bravo a mio parere nel drop shipping. Siamo in due, ma con tanto impegno e lavoro ci riuscirò. Assolutamente sì, quello è l'importante. Bergamo, città alta, secondo te un buon posto? Assolutamente sì, assolutamente sì, 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 sì. Comunque anche in forma imprenditoriale ci sono condizioni convenienti. In Italia sì. Ci vogliono almeno 5.000 euro. No, non per forza. A tanti fa paura la forma imprenditoriale. Sì, fa paura, ma poi in realtà nel corso spiego i vantaggi e gli svantaggi. Di conseguenza poi ognuno valuta e capisce qual è la forma migliore. A Milano c'è ancora spazio, tutti gli appartamenti li hai tu in portfolio. Luis, ma io sto cercando più qualità più che quantità. Cioè io preferisco avere appartamenti da magari 300 euro a notte, cioè un appartamento da 300 euro a notte piuttosto che tre da 100 euro a notte. O peggio ancora, 5 da 60 a notte. Cioè,
chiaramente, no? È come avere tre macchine mediocri, non mediocri, però tre buone macchine, quando puoi permettertene una top, vai con una top. Cioè, io non sarei mai venuto a Dubai 3 anni fa, non potevo permettermi lo stile di vita al quale ambivo. Oggi posso farlo e lo faccio. Ci piacerebbero anche a noi le case in Corso Venezia. In Corso Venezia tanta roba le case. Ma se io ho un unico appartamento con 3 camere e con bagno in camera, burocraticamente ho 3 B&B o uno solo? No, no, tu ne hai. Se l'appartamento è accatastato come appartamento, cioè è un appartamento, quindi nel catasto è un appartamento, tu hai un B&B. L'importante è come è stato accatastato. Come hai trovato la tua prima casa? Cercando, principalmente cercandola, le varie ovviamente tecniche che spiego all'interno del corso. Quindi, molto semplicemente, nello stesso modo che insegno a voi ragazzi, non è che io faccio delle cose e voi ne insegno delle altre. Quanti anni hai? 24. Molto pochi, ma age is an attitude, ragazzi, è tutta una questione mentale. Califa ne ha 24, ormai i miei studenti mi conoscono, i miei utenti mi conoscono meglio di me. Ha incontrato Luca Valori a Dubai, stati fino a 2 ore fa assieme, e dopo carico un po' di video, oggi siamo andati in moto d'acqua assieme, facciamo le gare clandestine, pazzesco, stiamo lavorando ad un nuovissimo progetto, io e Luca Valori, ne vedrete presto, ne sentirete presto parlare. Gruppo Facebook fantastico, è bellissimo. Cioè, io mi immaginavo che sarebbe stato una community bella, ma non a questi livelli. Un mese per l'agenzia, 3 mesi anticipati, il primo mese di affitto, spese di sistemazione, secondo me ci soldi ci vanno, un appartamento a 1.000 euro al mese. Dipende, ragazzi, dipende. L'ho notato dal video del suo appartamento. Eh sì, ero a casa di Luca Valori. Mi avete sgamato, mannaggia la miseria. Il bello è che io sono da questo lato del Burj Khalifa, no? Prima che scada ve lo faccio vedere. E lui dall'altro lato del Burj Khalifa. Quindi in realtà siamo abbastanza vicini. Spettacolo, così puoi guadagnare come se ne avessi tre. Però non hai già le restrizioni di lavorare senza partita IVA che ti ho obbligato ad averne massimo tre. Giustissimo ragionamento che fai, Marcello. Infatti, potenzialmente uno può avere anche tre appartamenti che li fanno 10.000 euro cada uno e tu non superi la limitazione. Chiaramente ad oggi io opero per forza di cose con una partita IVA e non è neanche forfettaria purtroppo. Però, insomma, quello che dice è giustissimo, grandissimo ragionamento. Apprezzo molto l'inventiva. Come si può secondo te con questo business risollevare dei piccoli borghi con poca frequenza di turismo di un prodotto turistico quasi inesistente? Allora dovreste andare innanzitutto dal comune e dirgli: guardi, io ho questo progetto, vorrei fare degli Airbnb, avete dei fondi comunali che volete spendere per aumentare il turismo? Se ti dicono di sì, investi; se ti dicono di no, lascia stare. Se ti dicono di sì, quei soldi come li investi? Facendo delle ads dove mostri quanto è figo quel posto e di conseguenza poi vendi anche l'Airbnb. Questo è già un progetto grande, eh? Sei molto ambizioso, complimenti per questa ambizione. Gli appartamenti di ultralusso sono nel mercato B&B o altrove? Cosa significa sono nel mercato B&B? Cioè, tu sì, tu puoi vendere tranquillamente un appartamento extra lusso, vendere nel senso, vabbè, capito, su Airbnb. Io stavo trattando un appartamento al Bosco Verticale, ragazzi, che di affitto veniva a 4.000 euro al mese. Vedete voi, però mi ero fatto due calcoli e usciva fuori un profitto spaziale di quasi 10.000 euro al mese. Purtroppo poi non è andata a buon fine la trattativa, però quello è un appartamento extra lusso e io l'avrei venduto solo su Airbnb. Tra l'altro, nel Bosco Verticale, se andate a vedere, ci sono già o due o tre Airbnb su Airbnb. Quanto affitti a notte? Dipende dall'appartamento, sono case da 100, case da 150, case da 200, dipende da che notte, dipende da quante persone dormono. Il record penso che sia stato 549 euro a notte. Se non mi sbaglio, si possono offrire le esperienze in Airbnb. Assolutamente sì, si possono offrire. È una roba, però, io ti insegno ad automatizzare tutto e non essere vincolato all'appartamento. Se tu fai le esperienze, vincoli il tuo tempo ad una questione. Quindi, ho un dubbio da quanto.
Io ti seguo per questo business, le spese condominiali. Giuseppe, le spese condominiali solitamente nel canone di affitto sono comprese. Cioè, ad esempio, io ho un appartamento da 1450, in quei 1450 sono compresi 70 di spese condominiali. Molto semplicemente. Se io ho già una partita IVA come società immobiliare, posso iniziare con quella, o meglio, partita IVA, partire da zero senza partita IVA? Allora, se il regime tassativo, cioè ovvero la tassazione di quella tua partita IVA è vantaggiosa, sfruttala. Chiaramente devi vedere se il codice Ateco che tu aggiungi, e nel corso completo ti spiego qual è il codice Ateco, 55 punto qualcosa, quindi comunque nell'ordine dei 55, mantieni la partita IVA. Se non ti risulta vantaggioso, fallo come persona fisica, tranquillamente. Poi, se è una partita IVA forfettaria, paghi il 5 o il 15%. A tal proposito, abbiamo aggiunto un nuovo algoritmo che vi permette di calcolare la redditività con partita IVA forfettaria. Quindi, all'interno del corso trovate sempre più servizi gratuiti per tutti. E attenzione, cioè questo algoritmo l'abbiamo aggiunto per tutti: rate, non rate, silver, gold, platinum, bronzo che non esiste. Diamante che non esiste, tutti hanno accesso. E non solo vi ho lasciato un nuovo algoritmo, vi ho lasciato anche un video che vi spiega l'utilità. Cioè, quindi veramente avete una guida passo passo. È vero che sei uscito su Milano Finanza, complimenti. Sì, sono uscito su Milano Finanza. A brevissimo uscirà un articolo sulla rivista di finanza mondiale più importante al mondo. Ed è per me una grandissima soddisfazione. La forfettaria è una fregatura perché non scarichi nulla. Sì, ma detrai il 60%. Se tu spendi 100, cioè se tu incassi 100, pagherai ad esempio il 5% su 40, non su 100, perché 60 te lo tolgono a prescindere. I turisti B&B in Italia sono più stranieri o italiani? Stranieri, principalmente sono più stranieri. L'Italia, anche nei posti più piccoli, nella Toscana, nei borghi, cioè tipo Desenzano del Garda, pieno di tedeschi. L'Italia, ragazzi, è una meta ambita in tutto il mondo. Quando in America dite a una ragazza, no, io che vado spesso in America, ciao bella, sono italiano, lo sai, queste impazziscono. Cioè l'Italia, scherzi a parte, viene vista come una delle località top dal punto di vista turistico nel mondo. Ecco perché il mercato dell'Airbnb in Italia è il migliore. Quanti studenti minorenni hai? Io non faccio, non è che chiedo, faccio il poliziotto che chiede i documenti. Una decina, penso che ce l'abbiamo tutti. Cioè, come non tutti mi dicono quando guadagnano, non tutti pubblicano i loro guadagni sul gruppo Facebook, non tutti mi dicono ciao, mi chiamo Tizio e c'ho X anni. Cioè, tanta gente va a low profile, ma sono quelli migliori. Quelli low profile poi sono quelli che fatturano di più. Anche da me, paesi sconosciuto ma tantissimi turisti tedeschi. Vedete? Ragazzi, tra un minuto finisce la live, gli ultimi secondi vi farò apprezzare la bellezza del Burj Khalifa, vista del mio albergo 5 stelle lusso. Quando scendo qui tutto in giacca e cravatta, Madonna santa che ansia, sembra di stare ad un convegno di non so cosa. Ciao Ludovico, scegli prima se affittare o fare property o valuti entrambe le cose durante il colloquio con la proprietaria. Io prima ancora di fare il colloquio ho già nella mia testa se lo voglio fare in property o se lo voglio fare in subaffitto. AirDNA lo utilizzi? No, costa un sacco e spiego io come farti una ricerca di mercato in maniera più ottimale. Cosa stai facendo a Dubai? Sto chiedendo nuovi partnership e sto chiudendo nuovi accordi. E un minimo mi rilasso anche. A breve caricherò delle storie molto fighe su Miami, ve l'ho detto, ragazzi, stavo comprando una casa, ma purtroppo Miami sono delle zone dove puoi fare Airbnb, delle zone no, e le zone dove puoi farlo non mi fanno impazzire. 20 secondi, ragazzi, faccio vedere il book da lì. Guardate qui un po' di roba che c'è.